Gli aumenti esterni sono quelli che aggiungono più maglie ai lati all'esterno del telo, creando come dei gradini o comunque linee orizzontali, a differenza degli aumenti interni che fanno crescere il telo in larghezza man mano. Si possono usare, per esempio, per lavorare le maniche insieme al capo, oppure per le aperture delle tasche o anche per le asole. Se avevamo intrecciato le maglie per creare un'asola e stiamo ripristinando il bordo superiore dell'asola aggiungendo le nuove maglie, anche questo è un aumento esterno, anche se l'asola si trova naturalmente all'interno del capo, perché stiamo aggiungendo più maglie in orizzontale di lato rispetto al telo che stavamo facendo. In buona sostanza, l'aumento esterno non è altro che l'avvio delle maglie a nuovo ai bordi del lavoro. Avrete potuto notare da quella dozzina di video che ho dedicato ai diversi modi di avviare le maglie che esistono gli avvii che richiedono un solo filo, quello del gomitolo, e quelli che richiedono il filo del gomitolo e il codino. Naturalmente, siccome qua abbiamo un solo filo e nessun codino, i metodi come quello alla nordica, all'italiana, alla tedesca, alla bulgara, il tubolare che richiedono il codino non sono applicabili. Possiamo usare invece gli avvii alla francese e all'inglese che si fanno con due ferri oppure l'avvio ad asola semplice. Qui per esempio sto facendo l'avvio all'inglese, cioè estraggo ogni nuova maglia dallo spazio tra le due maglie precedenti. Infilo il ferro nello spazio tra due maglie, estraggo la nuova maglia, la metto sul ferro e così via. Una volta raggiunto il numero di maglie da aggiungere, compresa la maglia di vivagno, lavoriamo queste maglie normalmente come richiede il nostro disegno. Questo avvio si fa all'inizio del ferro. Infatti adesso ho avviato le nuove maglie all'inizio del diritto del lavoro. Facciamo attenzione a lavorare ben strette le maglie nel punto in cui si incontra l'aggiunta e il telo precedente per non creare buchi o slabbrature. Giunta alla fine del ferro, per aggiungere le maglie da questo lato del lavoro, lo giro e come prima infilo il ferro nello spazio tra due maglie, estraggo la nuova. La metto sul ferro, estraggo un'altra maglia ancora dallo spazio tra questa maglia e quella precedente e così via. Il metodo analogo è quello alla francese, in cui però ogni nuova maglia viene estratta non dallo spazio tra le due maglie precedenti come all'inglese, ma dalla stessa maglia che abbiamo appena creato. Un aumento all'inglese o alla francese lo faremo sul diritto del lavoro e dal lato opposto sul rovescio del lavoro. Entrambi questi aumenti all'inglese e alla francese sono poco elastici, molto sostenuti, quindi adatti per esempio per le asole o per una borsetta dalla forma particolare sagomata. Se invece avete bisogno di un'aggiunta elastica, flessibile, conviene aggiungere le maglie ad asola semplice, per esempio con il metodo Shetland. Molto semplicemente facciamo l'asolina sul pollice e la infiliamo sul ferro. 4, per esempio, aggiungiamo 5 maglie e le lavoriamo normalmente. Anche qui cerchiamo di lavorare ben strette le maglie
tra la giunta e il telo vecchio. Dall'altro lato del lavoro procediamo allo stesso modo. Per l'asola semplice col metodo Shetland usiamo il pollice destro. In alternativa possiamo fare l'aumento esterno ad asola semplice tradizionale, cioè con il pollice sinistro. Idem dall'altra parte. Per forza di cose, questi aumenti si fanno alla fine del ferro. L'aumento ad asola semplice è molto più elastico rispetto a quello alla francese o all'inglese fatto con due ferri. C'è chi consiglia di fare l'aumento all'inizio del ferro con il metodo a due ferri, all'inglese o alla francese, e alla fine del ferro ad asola semplice. Io lo trovo sbagliatissimo proprio perché in questa maniera ci ritroveremmo ad avere, per esempio, due maniche di cui una non tira per niente e l'altra è molto elastica. Ma quasi quasi con questi aumenti esterni mi faccio uno scialle pipistrello a gradini, magari con due occhi fatti con le asole.